È Padre Agostino che ci racconta quello che accadeva nella vita di Padre Pio. Nel 1931, abbiamo due anni, ecco, in particolare da raccontarvi. 1931, la messa di Padre Pio, e la racconta così. Nessuno di noi fiatava, non si udiva il solito stropiccio di piedi e né il rumore delle sedie mosse. Tutti avevamo l'animo sospeso. E poi ancora, nel 1957, scrive: la sua anima è compresa da un solo amore, quello di Dio e delle anime. Le sofferenze, o fisiche o morali, per Padre Pio sono perle allo sguardo di Dio e aiuto alle anime che ricorrono alla sua intercessione.